La rassegna stampa è offerta da... Venerdì 7 settembre, buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Iniziamo con il quotidiano romano Il Messaggero. Sia al piano Draghi, volano i mercati, acquisto di bondi limitato, Piazza Affari più 4,3% e spread a 3,70. La Banca Centrale Europea vara le misure volute dal Presidente, solo la Bundesbank vota contro, Monti passo importante. La sconfitta del falco tedesco e poi sulla destra Napolitano richiama i partiti più Europa, meno corruzione. Taglio centrale, Francia, orrore e mistero sulle Alpi, famiglia giustiziata in auto. A destra, medici mancano le risorse, duello sulla riforma della sanità, critiche al ministro da regioni e partiti, Bersani, proclami a vuoto. Proseguiamo con il quotidiano torinese La Stampa, appello di Napolitano ai partiti, devono rinnovarsi e aprirsi all'Europa e ai giovani, rafforzare le norme anticorruzione. Il Quirinale denuncia la crisi che ha colpito le forze politiche. Vince Draghi, volano le borse, sì della BCE agli acquisti limitati di titoli di Stato, lo spread crolla a 3,70. Retroscena per l'Italia, gli aiuti più lontani, condizioni severe, il governo scommette sull'effetto calma tassi. Il giallo della famiglia sterminata sul lago, in Francia uccisi in auto un padre, madre, nonna e un testimone, bimba nascosta 8 ore sotto i corpi. La Gazzetta del Mezzogiorno, ex funzionario di banca legato e rapinato in casa a Monteroni, Antonio Camacca cade nella trappola di due falsi fattorini. Fiera del Levante, Monti, crescita con il Sud, intervista del Premier alla Gazzetta, non facciamo proclami ma azioni concrete per integrare il Paese. La Gazzetta di Lecce, il malato è a spasso, botte da Orbi al medico dell'Inps, agli arresti, Giuseppe Carroccia di 53 anni, selvaggia aggressione per modificare il verbale di accertamento. Al centro furgone contro utilitaria, muore un'anziana, due feriti, micidiale schianto ieri mattina all'uscita di uno svincolo sulla via per Galatina. Sulla sinistra Merina, il pentito Verardi vuota il sacco su affari attentati, Lecce, niente trasloco del mercato, bagni inagibili, turismo e russi invadono le spiagge della Marina di Salve. Nuovo quotidiano di Puglia, pizzo del 25% su Lidi e Bar. Il capo clan Verardi, collaboratore, svela i tariffari della SCU, gestione di parcheggi e vigilanza. Al centro schianto, muore la mamma, tragedia sulla Copertino Galatina, la figlia alla guida ferita. Lecce, strade a luci rosse, dietro il Duomo stoppa l'ipocrisia, interventi urgenti. Gallipoli, assente a casa la visita fiscale, picchia il medico e viene arrestato, e poi il calcio, Lecce trova anche lo sponsor e Bettitali. Under 21 a Casarano, i ragazzi di Mangia rifilano un set bello a Liechtenstein. Pagine interne del quotidiano, un cimitero sotto Piazza Schipa, la soprintendenza chiede nuovi sondaggi e l'inizio dei lavori slitta ancora. Presto il via libera al progetto definitivo dopo il nulla osta degli archeologi. Denuzzo, indagato, non so nulla, ancora nessuna comunicazione all'imprenditore sull'indagine per appropriazione indebita. Criminalità ed economia, settore appetibile per la mala, restiamo uniti e in guardia, le associazioni di categoria lanciano l'allarme. Parla il boss, così i lidi pagavano il pizzo al clan, le rivelazioni del pentito Verardi, alla SCU il 25% degli incassi di stabilimenti e bar. La protesta, sgomberi, immigrati in rivolta, dalle giravolte a Palazzo Carafa per chiedere lo stop al provvedimento esecutivo da lunedì. 10 famiglie hanno rifiutato le offerte di alloggio di Emmaus e Integra, fra 3 giorni dovranno lasciare le abitazioni occupate. Il caso basta ipocrisia, interventi subito, l'appello della Caritas alle istituzioni della città. Chiediamo scusa alle famiglie ma non è tutta colpa nostra. Case a luci rosse nel borgo, la difficile convivenza tra prostitute e residenti, Don Attilio, non giudichiamo. Emergenza economia, gli stipendi dal 10 settembre, ma ora basta con i veleni, manufatturiero in ginocchio, CIG per 150 operai, la crisi colpisce anche Melting Pot. La provincia in malattia ma a spasso, picchia il medico, calci e pugni dopo la visita fiscale, non mi devi denunciare, arresti domiciliari per Giuseppe Carroccia, 53enne, dipendente della ditta dei rifiuti Seta, scoperto dall'ispettore dell'Inps. Monteroni, ex bancario picchiato e rapinato in casa. I due hanno suonato alla porta, c'è un pacco per lei, poi l'hanno minacciato con una pistola e colpito, portando via numerosi oggetti preziosi.
Copertino, auto contro camion, un morto e due feriti, e ancora a Cavallino, violento scontro fra vetture, due in ospedale. Infine concludiamo con lo sport, il Lecce riparte da Bettitagli, l'azienda salentina è il nuovo main sponsor dei giallorossi, contratto triennale con opzione per il quarto. L'annuncio dell'imprenditore bergamasco, slitta il cambio di proprietà, speriamo di chiudere entro fine mese. E le gare della squadra di Lerda trasmesse in diretta da Telerama. Europei Under 21 al Capozza di Casarano, gli azzurrini vincono 7-0, strapazzato il Liechtenstein. L'Italia conquista i playoff 7-0, un risultato tondo, e parlano due grandi protagonisti del successo, El Shaarawy e Florenzi. Siamo un bel gruppo. Mangia, ho visto l'atteggiamento giusto, grazie al Salento per l'ottima accoglienza. Anche per oggi è tutto con la nostra rassegna stampa. Vi ricordiamo a tra poco TG News 24. Arrivederci. La rassegna stampa è stata offerta da...